E sulla scorta degli elementi fino ad oggi esaminati, anche alla luce delle testimonianze che sono emerse durante il dibattimento, ritengo sia il profilo di un manipolatore, cioè di una persona in grado sicuramente di mentire, di saper mentire, di sapere anche gestire vite parallele, insomma, dando di sé un'immagine diversa a seconda del tipo di interlocutore e del tipo di scenario. Quindi quello che emerge è questo, una persona capace di manipolare persone e circostanze. Una persona capace di uccidere? Secondo la nostra ricostruzione, sì. Un manipolatore capace di mentire, di plasmare chi gli sta attorno e camaleonticamente mutare se stesso secondo le circostanze, e capace di uccidere. E la nota criminologa Roberta Bruzzona a fare questo ritratto di Padre Graziano, unico imputato nel processo per la scomparsa di Guerrina Piscaglia. La criminologa sarà sentita in aula a metà maggio nel corso del processo al religioso congolese accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia, della soppressione o dell'occultamento del suo cadavere, quando saranno terminate le audizioni dei testi del PM Marco Dione. E sarà quindi il turno dei consulenti di parte nominati dall'avvocato Nicola Detti, parte civile per Mirko e Lorenzo Alessandrini. La criminologa è arrivata in città per un lungo confronto con il legale della famiglia Alessandrini in vista dell'audizione. In aula sarà infatti il legale del Foro Aretino ad incalzarla. Noi siamo sicuramente in linea con quanto emerso fino ad oggi dall'impianto accusatorio. Ci sono alcuni, diciamo, passaggi dove riteniamo di poter dare un contributo ulteriore, ma indubbiamente, diciamo, resteremo su quel solco, cercando però di offrire in corte d'assise tutta una serie di evidenze molto chiare, di facile lettura, proprio per dimostrare la bontà di quanto asserito dalla procura. La nostra ricostruzione sarà veramente chirurgica. Padre Graziano intanto è tornato a parlare, lo ha fatto in una lunga intervista ai microfoni della trasmissione Pomeriggio 5, ripercorrendo l'intera vicenda che lo ha coinvolto. L'ho trovato in alcuni passaggi, secondo me, abbastanza contraddittorio, quindi questo tipo di intervista da questo punto di vista ci è molto utile. Ha parlato anche della famiglia Alessandrini in questa intervista. Sì, il fatto che si continui ancora a cercare di gettare ombra su Mirko e sulla famiglia Alessandrini, francamente lo ritengo abbastanza un autogol sotto profilo difensivo, perché Mirko Alessandrini è stato ampiamente esaminato dalla procura, la sua posizione è stata vagliata in maniera molto puntuale, molto precisa ed è sicuramente una persona estranea alla scomparsa della moglie. Intanto la procura di Arezzo ha rintracciato in Francia padre Silvano, ex parroco di Caraffello, uno dei testimoni chiave del processo a Gratiana Laby, il religioso che si trovava nel piccolo paese dell'Alta Val Marecchia il giorno della scomparsa della casalinga, è atteso per l'udienza del 29 aprile.